Allora, abbiamo visto prima il Leone Piervincenzi qual è la situazione a nord. Adesso vediamo un momento dall'altro lato, il lato israeliano, qual è la strategia nei confronti di Hezbollah e del Libano, con il nostro corrispondente da Israele, Giovan Battista Brunori. Dopo aver ridotto in macerie la striscia di Gaza e fortemente indebolito Hamas a sud, ora il governo israeliano apre la resa dei conti con il fronte nord. Il nord di Israele è devastato, 60.000 i civili costretti all'evacuazione. E ora la situazione si fa sempre più esplosiva. Dopo i clamorosi sabotaggi dei cercapersone, dei walkie-talkie e gli attacchi mirati contro i vertici delle milizie filo-iraniane, il Partito di Dio punta il suo enorme arsenale missilistico più a sud, scagliando missili perfino contro Tel Aviv, colpendo Haifa e altre località, anche a 50-60 km dal confine. Distrutte case, fattorie. Una tremenda esplosione ha provocato la morte di 35 vacche, la metà di quelle possedute da questo agricoltore. Un episodio così orribile non me lo sarei mai aspettato. In una fattoria che ha 80 anni di vita, qui a terra giacevano una trentina di mucche morte, è stato terribile. Tutta la fattoria era piena di vetri e di schegge di metallo. Ma non lascerò che Hezbollah mi distrugga. Qui sono nato, cresciuto. Andrò avanti, non ho altra scelta. L'obiettivo del governo israeliano è riportare a casa in sicurezza gli sfollati, costringere Hezbollah a fermare gli attacchi, neutralizzando l'imponente arsenale realizzato in quasi 20 anni. Arsenale che però si trova in mezzo e dentro le abitazioni private, soprattutto nel sud del Libano. Secondo l'esercito israeliano, è necessario allontanare i miliziani sciiti dal confine con Israele, spingendoli oltre il fiume Litani, facendo rispettare le decisioni dell'ONU, disposizioni finora ignorate dagli Hezbollah, che insieme all'Iran e agli altri alleati dell'asse della resistenza contro Israele e l'Occidente intendono distruggere lo Stato ebraico. Le forze ONU non bastano, afferma l'ex generale Guy Zur, che per molti anni ha combattuto in Libano fino al 2006. Serve una forza armata efficace in grado di far rispettare il dettato dell'ONU, afferma Zur. La decisione è nelle mani di Hezbollah. Ma pochi nutrono la speranza che il partito di Dio si fermi. Non certamente il capo di Stato Maggiore, Halevi, che afferma: ci prepariamo ad un intervento di terra che, avvertono gli esperti, andrà molto oltre il fiume Litani.